Allora, lei è Margherita, io sono Federico e noi siamo di Catania Food Lovers. Versione esterna, notturna. Night. Ok. By night. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo fantastico video. Come potete capire già dalla copertina, siamo a mangiare sushi fuori. E questo che vuol dire? Che adesso l'opossum e in Margherita e forse anche in me si paleserà. Allora, c'è molta confusione, però saremo proprio delle facce di cera. Di cera. Cercheremo di fare il meglio che possiamo. Siamo da Kagura. Ma siamo in ritardo. A Santa Catalina di Battiato. Quindi noi ci andiamo. Intanto, siccome poi magari ce lo scordiamo, mi raccomando, grazie per il like, grazie per l'iscrizione, che stiamo crescendo tantissimo e questa cosa ci piace tantissimo. Tantissimo, grazie mille, grazie sì. Instagram, TikTok, Facebook, noi partiamo subito. Abbiamo famissima, cercheremo di mantenerci. E ce ne hanno parlato veramente bene. Culinariamente educati. Ce ne hanno parlato bene. È un look and eat alla, mi pare sia 26 euro, se non ricordo male. Andiamo, se raggiungiamo, questo video raggiunge i 300 like, andiamo in un altro look and eat. Dai, sì. Di sushi. Amen. Sì. Andiamo. E siamo soli, quindi Margherita. Ma così non farà lo posso. Non faccio lo posso. Giuralo. Quello che è molto bello, veramente bello. Siamo riusciti a metterci di starte, fritture poche. Forse Margherita sta esagerando. Sono scottato. Non esagerare. Non sto esagerando. Giura che non esageri. Non posso giurare. Ora prendi sushi. Sto prendendo sushi. E fritture poco. Non so. Quindi che quante cose abbiamo preso? 17 in totale, però ce ne sono anche da 8. 17 in totale. Però ce n'è tipo da 6, da 7. Tipo cosa da abbiamo 5, preso? I ravioli, mandorle dolci, porra d'oro, spicy maguro, spicy salmone, special Philadelphia cura, nigiri tonno scottato, nigiri amelli, questi cosi, gamberi in agrodolci, polpette di polpo, tempure di gamberi, che le di granchio, calamari fritti e involtini di gamberi, per capire se la fattura è vera. E poi andremo con altre cose, perché ho paura che già qua vomitiamo. Tutto a posto. Ordinato. In diretta è arrivato il primo. Allora. Sembra tonno, cipolla, maionese, sembra bello. Sì, questo è salmone in realtà, non tonno. Grazie. Questi sono gli involtini con pasta pillo. Ok. Allora, questo è con la cipolla. Sì. Bacchetti alla mano. Oggi sei la ragazza di Catania Food Love. Com'è? È molto asciutta, mi sente completamente bene, stranamente sente il dattero. Grazie. È buono. Abbiamo bisogno di gambero. Stranamente, che sa di gambero. E me lei lascia la coda. Nel frattempo è arrivato questo, che è gambero in agro dolce. Questo che sono polpette di granchio. Che era di granchio e polpette di pollo. Assaggiamo gamberi in agro dolce. Sembra una caponatina. Ma non è buonissimo. Sembra una caponatina però con i gamberi. Io sto mangiando in contemporanea. Sembra una caponatina con i gamberi. È buonissimo. Ragazzi, super consigliato. Grazie. Grazie. Consigliato. Nel frattempo arriva roba. È arrivato questo, poi è arrivato questo. Ora siamo così. Ma la caponatina è veramente buona. È buonissima, è vero. Un po' strano perché col gambero non ci siamo abituati, però buona. Ovviamente l'ho detto alla mia fidanzata, amore, non esagerate con le fritture. Mm-hmm. Stanno buttando ancora fritture. No, sono finita. Cioè c'è questo ora. Ora con questa. Che vedi grande. Bisogna capire com'è la frittura, se è buona o meno. No, non è male per niente per ora. Sono quelle presso il gelato ovviamente. Però. Grazie. Grazie. Però. Altra frittura. Hai preso solo frittura. No, sono finite. Me le impugno nella pasta dolce. Non è male. Bufa. Io volevo provare questo. Del panco. È buono niente?
Mm-hmm. Gambero si sente, il panko è croccantello ed è buonissimo, faccio così pure, che faccio schifo. Io non riesco a parlare perché si sta bruciando tutta la lingua. Non so perché, è caldo ma non troppo. Non so magari perché non sente il sapore dell'olio. Oh, al momento non abbiamo assaggiato ancora il sushi, ma la frittura buona, super consigliata, considerando perché è un all you can eat, ragazzi, non ce lo scordiamo. Ci sono i super totanoni. No, oh, sono totani, no? Super totan. Vale, il totano non sa, tantissimo, non è perché molto sa. Non è molto saporito. È meglio la panatura, però è troppo bello. Faccio così, guarda, assaggio questa qua. E poi il petto di polipo? Esatto, anche lei ha avuto lo stesso problema. Totano non tantissimo, è meglio la frittura esterna, la panatura. Ma il petto di polipo buono. Non tantissimo. Buona, dai, buona, si sente il polipo, è molto morbido. Dai, la polpetta ha provato il totano, ma... Tra le fritture questa è il meglio. Sì, che erano slegatissime. È arrivato anche questo bello pezzo di sushi. Però prima io voglio assaggiare questo. Io voglio assaggiare forse questo, che è quello più semplice di tutti. Dai, assaggialo. Anche per sapere se sa di qualcosa il salmone che c'è sopra, puoi anche dire no. Si scioglie in bocca. Ha un sapore? Non ha un sapore molto predominante. Ok. Però sembrerebbe che la qualità sia abbastanza buona. Non è male. Senti il tonno e il riso. È buono, dai. È una buona qualità. Faccio un'altra cosa. Assaggia uno di tutto. Le assaggio tutti e vi dico. Questo. Buono, la mandorla non si sente tantissimo. Che con l'avocado e tonno? Sì. Questa salsa. È piccante. Ah, è spicy, sì. No, non è male. Mi piacciono questi tre. L'ultimo assaggio questo. Questo è col gambero. Impanato, fritto. Sì. Buono, sento l'avocado. Bravo Sherlock. Buono, mi piace. Io non mangio. Mentre ci siamo, e poi tocca a te. È un po' formaggio, però buono. È molto delicato. Questo è tonno. Tonno subito. Io non vado pazza per il tonno, però questa volta il tonno è più buono del salmone, a mio parere. Ah, addirittura. In questo si sente molto il formaggio. Non copre un poco. Non si capisce. Ah, quello col gambero. Vediamo l'assaggio dietro le quinte. Gambero quello. Allora, il gambero è quello che è esatto. Il gambero è la cosa che spicca di più su tutti i piatti. Ma io voglio assaggiare il tonno. Da poco il tonno. Quali da olio che mette, dai, è buona. Siamo sempre appunto in olio, quindi non siamo alla gatta. Però secondo me al momento vale la pena, vale la spesa. Però i crudi, perché ovviamente con quelli si capisce se si sente qualcosa. Certo, andiamo, quando è brava questa bionda che si cafugga una valle. Si sente bello il croccante quando della panatura del gambero. E poi l'avocado ha una bella nota. Andiamo da cebolla. Perché quando si sente mai predominante la cipolla. E l'ultima è quella la mandorla, vedi com'è? Buona. E qua sente di più il tonno. Ma perché non c'è anche la mandorla è un po' più delicata rispetto alla cipolla fritta. Manca questo. E basta. Che è il tonno e avocado. Aspettiamo altre cose. Questo è buono, ma io non sento il piccante. Io sì, comunque un pochettino a lungo andare lo sento. Ma tu sei tu. Abbiamo preso altro 4 tornate. Col gambero, l'abbiamo preso special roll, black wagame roll. Guardate che sono da 8. Sono da 8. 2, 3, 4, 5. 5 per 8, 40. Beh dai, più quelle che ci siamo mangiati si può fare, dai. Aspettiamo che nel frattempo ci beviamo delle deliziosissime acqua lete. Ci fa da sponsor per questo video. Non è vero. Allora, ne è arrivato uno. Però ragazzi, sembra un pollice, cioè tipo nel pollice ci metti il riso e ne è uscito questo. Però questo è un po' brutto. Cioè sembra tipo un po' incidentale, cioè non, all'aspetto non è bello, aspettiamo gli altri e poi completiamo. Però gli altri, quelli che sono di prima, non erano male. Ok, allora, è arrivato questo. Assaggiamo uno di... Ma qua quella coccola? Ne hai ordinati 15. Andiamo via anche questo. E poi c'è lei. Questo è con riso venere. Cos'è il riso venere? Comunque moriamo, ma non c'è, ma veramente, cioè, le persone normali si fermano alla prima portata, perché noi continuiamo? Questo è buonissimo. Assaggiali tutti. Salmone, mandorle e gambero. Questo che è? Questo cos'è? Alga wakame e gambero, e granchio. Niente? Niente.
No? Non sa di niente o è brutto proprio? È brutto? Veramente? Ma cos'è l'alga wagame che è brutta? A me piace l'alga wagame, ma questa no. Ah, cade. Vabbè, allora lo prenderò senza... Proviamo mozzarella e pomodoro. Mozzarella e pomodoro e gambero. È una capresa. Col gambero. Dai, simpatico. Questo vuole l'incendio di percorso. Questo col tonno, il tonno è top, ragazzi. Tonno tutta la vita. Io vivrei solo di tonno e gambero. Vabbè, tonno, dai. Questo è tonno avocado e salsina strana. Anonymous. No. Buono? È molto gradevole. Qua sento un po' di quel piccantino. Ma come è ripartito sembrava orribile. Ora quello che ho avuto l'incidente. Che... No, faccia. Ma più che altro è anemico. Ma perché credo sia Willa. Non sa di niente. Non pervenuto. Cado, perché comunque gli altri sono buoni. Questi, vabbè, questi sono quelli... Salmone. Volevamo farvi notare che non abbiamo la salsa di soia. Non ce l'hanno portata e noi alla fine non l'abbiamo neanche chiesto. Il più buono questo è quello. Questo è il più buono? È quello. Col gambero. E salmone di sopra. E questo col tonno. Vabbè, il tonno vince sempre. Sono le mie. Faccio un giro veloce. Però io faccio... Allora, questo prendo quello con la coda perché è bello. Quale bestia. Cioè, te l'hai sbrinziato. È buono. Però il riso venere mi fa un po' antipatia. Salmone buono, gambero bellissimo. Gambero. Protagonista della serata. Usiamo le bacchettine come i cinesi. Questo col tonno top. Questi sono buoni. Andiamo con questo, che era quello che dicevi che era gradevole. Mm-hmm. È spicino. Ha avuto un incidente. Con me prenderlo con le mani. No. È piccantello. È bello, è simpatico. È simpaticissimo veramente. Veramente buono. Assaggiare la sbracchi. Prendo guagame. Questo. No, senza l'altro. No, te la devi mangiare perché devi provarlo. No, prima senza. Allora, c'era. Sei falso. Ma no, di culo. Sei. Sa di culo di convite. Di culo di bidè. Amore, che sapore ha il culo di bidè? Questo. Assaggiamo la bufalina. Che è questo? No, devi assaggiare anche il rainbow. Ah vero, l'anemico. Riso scottissimo. È una capresa. Sì, ma questo ha avuto il riso troppo scotto. Allora, insieme è buono. Però tra gli altri, anche quelli di prima, questo è il riso un po' più scotto. Allora, nell'insieme comunque non è male. Allora, quest'ultima tornata è un po' così. La sì. Prima era veramente cioè, questo buono. Non lo riprenderei, e questo non lo riprenderei, questo è mai nella vita. Uno, due, tre no, ma questi tre sì. E questi quelli di prima tutti sì. È caduto, va bene. Ho incidente di nuovo. Senti un po' il granchio? Dentro il surimi di granchio, sì. Si sente un po' il granchio. Il resto? L'han pervenito. Questi peccato, gli altri buoni. Quindi magari nelle combinazioni loro sono bravi. Le fritture sono buone. Gatto, top. Ragno. Le fritture, top. Gambero, top. Che non si dica che noi non finiamo le cose. E lei sta morendo. E io sono un fiore. Non dico che ne potrei mangiare ancora. Però. Guarda, sto grattando la digna. Scemo. Paghiamo questi belli soldi, ci beviamo un po' d'acqua, usciamo fuori e facciamo due considerazioni, se sopravvivi. Allora, noi ufficialmente abbiamo perso Margherita, che comunque, come sempre, ma voi non lo sapete, lei esagera e poi muore. Volevo mangiare anche un arancino prima e non l'ho fatto. Pazza completa. Allora, cosa possiamo dire di Kagura? Inizierò io, con le ultime forze che mi sono rimaste e poi morirò. Conclusione di Kagura. Premettiamo sempre che è un all you can eat. Abbiamo speso in totale 52,30. Che come serale comunque ormai è diventato più o meno quello, forse un po' meno caro. Diciamo 40, no, diciamo, possiamo dire 45,80 il menu adulti per due. Poi l'acqua 4 euro. E l'acqua 4 euro, no, di più. Una bottiglia d'acqua 4 euro. 2,50 euro, una bottiglia d'acqua e il coperto 4 euro. Scusate, meno male, la bottiglia 2,50. Essendo sempre un all you can eat, non mi aspetto la qualità bestiale di uno alla carta, ovviamente. Se ti vuoi spaccare di sushi, quello c'è. A meno che non sei ricco, poi ti puoi fare quello che vuoi. I fritti molto buoni, mi sono piaciuti un sacco. Anche se alcune cose ovviamente erano presurgelate, prefritte. Non mi hanno appesantito. La prima portata di sushi mi è piaciuta molto di più della seconda. La prima era veramente gustosa. Abbiamo fatto veramente... scelte più... Sì. Hai fatto scelte. Era appetitosa, cioè erano stuzzichevoli. Nota di merito per il gambero, che era forse l'unica cosa che si sentiva veramente, veramente tanto. Protagonista della serata, secondo me. Mi sono piaciute le cose col gambero. Sì. La seconda portata l'avrei eliminata anche perché stavo morendo e l'ha mangiata quasi tutta lui. Comunque, io pressoché sono d'accordo con lei. In totale...
In totale ve lo consigliamo come all you can eat, è un buon all you can eat. Provatelo ovviamente. Qualità magari... prezzo secondo me ci vale la pena. Tonno, anche se poteva sembrare magari non troppo fresco, ragazzi, io vi invito a portarmi, anzi 26 euro che volete. Anzi, noi vi chiediamo, vi consigliamo, se conoscete qualche all you can eat, tu dici per vai là, è pazzesco. Al momento secondo me ne vale la pena e si va a collocare in quella che è una media alta di all you can eat a Catania. Provatelo. Secondo me è buono. Guan, forse Guan è l'agnello più su. Ma aveva delle varietà che però alla fine stringi le cose che voi vi prendete sono sempre i roll di sushi. Quindi alla fine a me questo mi è rimasto un po' più, secondo me. Secondo me perché sì. Perché mi faccio prendere tanto dalle cazzatine di aperitivi sì. Un po' più particolari. Ma... sono facilmente influenzabile per queste cose. Comunque, consigliato, andateci, siamo felici. Speriamo di avervi intrattenuto per l'ennesima volta. Abbiamo avuto fortuna, non c'era nessuno. E avete visto che non ho fatto l'opposto. Non c'era nulla. Quindi da adesso da il vostro. Ma è tedesco? È giapponese. Margherita San è al prossimo al prossimo video. Al prossimo video. Al prossimo video.